Vai. Allora, buongiorno. Stiamo facendo appunto la campagna elettorale, come al solito la campagna elettorale è diversa. Non andiamo semplicemente a dire alle persone votarci, ma cerchiamo di andare a vedere effettivamente quali sono i problemi e a farci raccontare poi dai protagonisti quali sono le difficoltà, quali sono quelle le cose che la politica effettivamente dovrebbe affrontare. Oggi stiamo in compagnia con Marco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sindacalista, autista. Di questi mezzi, diciamo, di ultima generazione con cui normalmente ci muoviamo per la città. E niente, ci siamo venuti a far raccontare direttamente quali sono le problematiche. Ma innanzitutto ringrazio Potere al Popolo perché è stato l'unico partito che si è interessato in un momento così delicato della questione del trasporto pubblico locale a Napoli. È un trasporto pubblico che noi di USB denunciamo da tempo. La direzione, insomma, che sta prendendo a livello politico e purtroppo anche a livello costante di tutti i giorni, quotidiano, le persone che usufruiscono, che vorrebbero usufruire di mezzi pubblici sanno meglio di me, insomma, le condizioni in cui versa il trasporto. È una situazione delicata, come diceva il compagno, ci sono delle condizioni per i nostri mezzi che sono inguardabili, pericolose. Facevamo una battuta prima che camminiamo con lo scotch in tasca, una battuta fino a un certo punto perché purtroppo è una verità, per mandare avanti quel minimo di servizio che serve alla clientela per andare al lavoro o a scuola in modo particolare. Quello che chiediamo che il rilancio dell'ANM, paventato più volte nelle varie campagne elettorali, diventa realtà. Chiediamo che il trasporto rimanga pubblico e non vada verso la privatizzazione a cui secondo me ci vogliono portare, perché la gente deve capire che così facendo non si avrà né un autobus né un treno in più, ma solamente aumento delle tariffe. In pratica la crisi che hanno creato questi signori che non hanno perso i loro stipendi d'oro la vogliono far pagare come al solito ai cittadini e ai lavoratori, e a questo ci opponiamo e ci opporremo, e speriamo che anche, diciamo, il programma che ho letto e che trovo molto interessante Potere al Popolo anche per quanto riguarda la questione del trasporto possa andare in porto per portare quello che dovrebbe essere un trasporto decente per una città, per una metropoli come Napoli.